Quante volte ci diciamo come vola il tempo? Questo è quello che sto pensando prima di ributtarmi nella mischia della prima curva. 9 lunghi mesi che non vedo spegnersi quel semaforo. Eppure mi sembra ieri. Non vi dico che è come se fosse la prima volta, ma sono più teso del solito. Il cuore mi batte forte. E l'immaginarmi ruota a ruota con i miei avversari tra pochi minuti mi fa stringere lo stomaco. Molte volte si pensa che il pilota dietro quella visiera sia un robot, invece è esattamente il contrario, ha paura. Ma la vera forza è proprio quella. Ogni volta, nonostante quell'emozione primordiale che ci dice scappa, vai via, stare lì ad affrontarla e dominarla. Questo International Trophy sarà tosto. L'Aprilia con il suo 1100 ha fatto un ulteriore passo in avanti rispetto all'anno scorso e non sembra avere più punti deboli. Elettronica, velocità e ciclistica di riferimento, e i tempi lo dimostrano. Noi, come molti altri avversari, ci stiamo adattando alle nuove moto e in un campionato così corto potrebbe essere fatale. L'obiettivo di questa gara è centrare il podio e perdere meno punti possibile, per poi presentarsi a Misano con un jolly nella manica molto interessante, in modo da poter contrattaccare. Adesso scusate, ma è ora di entrare in pista. Ciao Andrea, velocissimo, lo sapete, rispettiamo i protocolli, quindi niente interviste sulla griglia di partenza. Pole position per Flavio Ferroni, vedremo se riuscirà a scappare visto il distacco che ha inflitto al secondo Luca Salvadori, terzo della Superbike Civ 2019 qui al National. Francesco Ciacci, a te la linea, Andrea. Ragazzi, ma cosa sta succedendo? Gammarino si è lanciato dentro alla prima curva come se non ci fosse un domani, e meno male che Ciacci ha un po' rialzato la moto, altrimenti era già esplosione nucleare. Curva dopo, Ferroni e Santoro che non se le mandano a dire. Vabbè, è il primo giro, con calma, sappiamo che il passo ce lo abbiamo, eravamo secondi in partenza. Lasciamoli sfogare e poi sul rettilineo vediamo cosa succede. Ok, come preventivato siamo tutti attaccati, Ferroni però appena avrà un pelo di spazio se ne andrà subito via, quindi prova a infilarlo alla bucine e soprattutto sul rettilineo avrò la scia di tutte le moto davanti e mi faranno fare una velocità pazzesca, devo riuscire ad arrivare a San Donato in prima posizione. Piano quasi riuscito, se non che Ferroni mi ha rinfilato molto bene.
E niente, Ferroni in un rettilineo e una staccata ne ha passati 6, quindi il piano è andato un po' a farsi benedire due volte. Probabilmente col passo che ha se ne andrà. Invece per il nostro obiettivo, che è la seconda posizione, dobbiamo metterci sotto e adesso giro dopo giro guadagnare posizioni e cercare, arrivati lì, di andarci. Allungandomi era perentoria, esatto. Vediamo che Ciacci e Gamarino, eccoli inquadrati adesso, non hanno il passo, come del resto anche gli altri, e anche Salvadori che si sta riagganciando insieme a Santoro. Che bomba che mi ha lanciato Gamarino. Cos'è che ha perso? Un bullone? Un sasso? Boh, speriamo non abbia rovinato niente nel dashboard. No. Non vanno più le marce. Non riesco a metterle né a scalare. Adesso provo con la frizione. Ah, cavolo! Gamarino mi ha già passato, non ce la faccio, cioè imparare in così poco tempo una tecnica di guida è veramente impossibile. Devo cercare di tenere duro, devo cercare di non mollare e perdere meno posizioni possibili. Niente, è incredibile, vorrei solo piangere, vorrei ritirarmi, ma non è quello che bisogna fare. Adesso la sfiga, come al solito, ha colpito. Sul rettilineo mi toccherà cambiare chiudendo il gas, e in staccata dovrò imparare, perché non l'ho mai fatto, a fare la doppietta per scalare le marce, quindi frizione più colpo di gas. Non posso solo con la frizione, perché queste moto non sono fatte per scalare solo con la frizione, e non ho nessun freno motore che mi aiuti in inserimento, quindi a ogni staccata rischierei di fare un high side. Quindi in poche parole devo provare a fare una sorta di freno motore io stesso, dando questo benedetto colpo di gas.
Come vedete perdo tantissimo in inserimento di curva rispetto a prima e sono sempre sulle uova perché ho il posteriore che scivola tantissimo in inserimento. Devo proprio essere molto lento a portarla dentro in curva e il tempo sul giro ovviamente ne risente tantissimo. Incredibile, nonostante questa situazione riesco in ogni caso a non perdere tanto da quelli davanti e soprattutto sto andando a riprendere Ciacci, una posizione fondamentale, ma so già che lì dietro c'è qualcuno che mi sta tamponando perché sento un rumore di un Ducati secondo me. Molto probabilmente è il buon Lanzi e non sono assolutamente buone notizie. Un'altra difficoltà che sembra una cavolata è il non vedere la marcia nella quale sono nel dashboard, perché certe volte mi segna la quinta e invece sono in sesta, altre volte non c'è proprio, quindi non so mai bene in che situazione mi trovo e devo un po' sentirlo tramite i giri del motore, perché in fondo al dritto anche molte volte mi segnava la sesta e invece ero in quinta. Mamma mia, che casino ragazzi. Situazione di gara quando siamo già al giro 7, iniziato da Flavio Ferroni, ancora in 52.462, un altro super giro che porta 5 secondi e 2 il vantaggio su Gamarino, che è girato invece in 53.8. Attenzione!
anche Saltarelli dentro, ho perso un'altra posizione, ma comunque sono ancora in top 5, che alla fine era l'obiettivo, quindi concentrati, manca poco, vediamo di portarla a casa con il minimo danno. No, incredibile. Ferroni out, stavo guardando appunto il monitor di tempi per dire che Perotti viene segnalato caduto. Ferroni si è giocato veramente un jolly ed ecco arriva anche la conferma di Perotti. Non sappiamo cos'è successo, se ci sarà la possibilità di vederlo. Mamma mia, però con un vantaggio del genere. Intanto sono Saltarelli e Salvadori, quindi la bagarre per la quarta e la quinta posizione. Vediamo, si capisce? Mamma mia, no. Ci sono, uno è arrivato un po' lungo e l'altro l'ha chiuso, è proprio, vabbè, ha provato a pinzare. Sì, ma decisamente. Vittoria tra Gammarino e Santoro. Lanzi è a metà del guado, nel senso che non sa se guardare avanti o guardarsi alle spalle, dove Saltarelli e Salvadori incombono perché sono a mezzo secondo da lui. Straordinario successo per Cristian Gammarino, bravissimo, 724 millesimi di vantaggio su Agostino Santoro, seconda posizione, terzo Lanzi a 2,5 secondi, e poi nell'ordine quarto Saltarelli, quinto Salvadori, sesto Cocco, settimo Boscoscuro, ottavo Velini davanti a Castelli e Ciacci. Questa è la top 10. Mi dispiace ragazzi, ma con il fatto del gas, apri, chiudi, non entra bene la marcia, eccetera, avevo il braccio che era finito negli ultimi giri.
non ce l'ho fatta a rimanere con Saltarelli, ma in ogni caso è incredibile pensare che possa essere successa una cosa così dopo le libere, le qualifiche, dove era tutto perfetto, a parte l'Aprilia che appunto era di un'altra categoria, eravamo lì, partivamo in seconda posizione. Mi viene solo da piangere, cioè mi viene, vorrei spaccare tutto, vorrei sfogarmi e non posso, perché tanto è assolutamente inutile. Adesso mi viene solo in mente cosa avrei potuto fare se non avessi avuto questo problema. Potevo essere lì con loro, potevo come minimo puntare al podio, poteva essere un inizio veramente completamente diverso. Ma ripeto, è inutile stare lì a pensarci, è inutile stare lì a rimuginarci. Domani per fortuna c'è gara 2, la moto verrà sistemata e potremo far vedere quello che non abbiamo fatto vedere oggi. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, mi farebbe un sacco piacere se vi iscriveste. Per tutti quelli che invece lo sono già, attivate la campanellina. Come al solito, gas e ci vediamo al prossimo video.